come glielo posso esporre? Lei mi dice una cosa che è contraria. No, io le sto dicendo, noi siamo sempre aperti 12 mesi l'anno. Siamo sempre aperti. E allora perché il nostro... è chiuso? Ma non è chiuso! Questo hanno fotografato l'ingresso di servizio che sta a 100 metri lì al Cidentaccio. La stessa foto. Loro dicono sull'istanza, allora, i due ingressi. Vedere qual è l'accesso. Questo. Qui scrivono i due ingressi. Ecco. Ma in realtà è uno che hanno fotografato. È pronta, c'è anche Isabella. C'è anche Isabella, probabilmente arriverà anche il sindaco. E questo è un esempio. Speriamo che sia soltanto l'inizio di un po' di pulizia. Che abbiamo qui con noi Isabella, finalmente fa un po' di pulizia Ostia per i cittadini di Ostia, per Liberi TV. Cosa ci dici? Oggi è l'inizio? È solo l'inizio, sì. Oggi solo l'inizio. Cominciamo a, laddove abbiamo concluso la procedura amministrativa, cominciamo a eseguire i provvedimenti. Tutto qua. L'abbiamo conclusa per i due chioschi a Castel Porziano che abbiamo abbattuto stamattina e che stiamo continuando ad abbattere. L'abbiamo conclusa per un paio di varchi qua, concluderemo a breve per un terzo varco e poi continueremo con gli altri varchi. A meno che non ci si rimetta più miti consigli e si aprano volontariamente, altrimenti li apriremo noi. Grazie, speriamo che sia l'inizio di un nuovo look per la capitale del mare di Roma. Speriamo. Grazie. Adesso il sindaco si avvicina, vedete che si prepara proprio a questo momento storico. Insieme al professore, anche l'assessore Isabella, vediamo il sindaco che si avvicina da lui, l'assessore Isabella, vedete, si preparano in questo momento storico proprio. Vogliamo entrare in questo momento. Entriamo da capitale con il nostro assessore alla legalità, con il rappresentante della politica, del Partito Democratico, del CEL, della lista civica, del Centro Democratico, sono tutte le forze che vogliono che ci sia la legalità nella nostra città e in un'area così importante della nostra città come Ostia. Allora ci spieghi, l'idea di organizzare appunto nella stessa giornata con questo rigido schieramento di forza è voluto anche per dare un segnale chiaro di cambiamento a questa città, in quale direzione? È il segnale che chiedono i cittadini vogliono che Ostia sia un'area sana della nostra città ed è il segnale che la nostra amministrazione vuole dare con forza. Sono atterrata oggi dal Sudafrica, dove le spiagge sono di tutti, sono degli animali, sono delle persone. Ha ragione. Sono di tutti le spiagge, non questo schifo che c'è qui a Ostia, dove si deve pagare per vivere il mare, dove i bambini, i miei figli, devono pagare per entrare a fare una passeggiata al mare. Ha ragione. Questo. Speriamo che cambia qualcosa a Ostia. Siamo qui, grazie. Marco ci hanno scritto Marco Marino. Già che lo correggiamo. È un Marco Marino comunque. Stamattina è venuto il sindaco da Roma, Marino, appunto per far ripristinare un po' i passaggi qui di Ostia. Questo è il primo esempio di questo intervento. Che ne pensa lei, signora? Era ora. Il mare è romani. Grazie. Frida.